Ed è morto Ruggero Perugini, aveva 75 anni, è morto a Torino, ha dato per anni la caccia al mostro di Firenze. Tra l'86 e il 92, quando era alla questura di Firenze, era stato il capo della SAM, la squadra antimostro, creata appositamente per dare un volto al serial killer. Fu proprio la SAM, guidata da Perugini, ad arrestare e a portare a processo Pietro Pacciani. Fu Perugini a trovare la cartuccia Winchester, dello stesso tipo di quelli usati negli 8 duplici omicidi. E fu ancora Perugini a lanciarsi per primo in un appello, proprio in una diretta televisiva, e a rivolgersi proprio direttamente all'assassino: tu sai come, quando e dove trovarmi. Io ti aspetterò. Vediamo proprio questo momento, lo vogliamo ricordare così. Siamo alla conclusione della trasmissione. Siamo in conclusione, siamo veramente fuori tempo massimo. Volevo dare un attimo la parola ancora al dottor Perugini, che è il dirigente della squadra antimostro. Io so, e ce l'ha detto prima, che lei non dà la caccia a mostri qualsiasi per tranquillizzare le coscienze. Lei non cerca un falso mostro, ma cerca il vero killer che probabilmente ci sta ascoltando e ci sta guardando. Quella lì è la telecamera, se lei vuole gli può parlare. Che cosa gli vuole dire al mostro di Firenze? Io non so perché, ma ho la sensazione che tu in questo momento mi stia guardando. E allora ascolta, la gente qui ti chiama mostro, maniaco, belva, ma in questi anni credo di aver imparato a conoscerti, forse anche a capirti. E so che tu sei soltanto il povero schiavo, in realtà, di un incubo di tanti anni fa che ti domina. Lo so che il passato gli ha insegnato il sospetto, la diffidenza, ma in questo momento non ti sto mentendo e non ti mentirò neanche dopo, se e quando deciderai di liberarti di questo mostro che ti tiranneggia. Tu sai come, quando e dove trovarmi. Io aspetterò.